Supporta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Buon sabato a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Pavia rispondono alla domanda sull'argomento del giorno. Auguri a tutti i papà che ci stanno guardando, oggi è la loro festa e babysharing.com, in occasione di questa ricorrenza, ha indetto un sondaggio dove ha scoperto che i papà sono più presenti e disponibili nei confronti dei figli rispetto al passato. Li accompagnano a scuola, li seguono nelle attività sportive, cambiano i pannolini e imboccano i propri figli. Le piacciono questi papà moderni o pensa che questo tipo di mansioni debbano essere necessariamente compito delle mamme? Beh, dipende dal fatto. Allora, secondo me le madri dovrebbero essere più disponibili, cambiare il pannolino, così dovrebbero farlo loro, le madri dovrebbero farlo. E andare a vedere le partite dovrebbero essere il padre, essere la sua disponibilità, ciascuno ha il suo compito. Entrambi devono cercare di essere disponibili, secondo me. Poi lascio a voi le risposte, le altre risposte. Quindi non sei così favorevole a questo scambio di ruoli, diciamo? Dipende proprio. Perché allora, cioè dipende da chi vuole tanto affetto, allora. Secondo me non va bene, cioè non va bene più di tanto che il padre faccia il ruolo della madre. Che faccia il ruolo del padre praticamente, che vada a lavoro, ritorna, quando ci sono le partite vada a vedere le partite del figlio, ma mettersi lì a cambiare il pannolino ogni volta non va bene, magari qualche volta, quando capita ok, ma non ogni singolo momento. Quindi è giusto conservare un certo tipo di impostazione un po' più all'antica? Secondo me sì, è giusto. No, ci deve stare anche il papà, deve anche lui partecipare per i bambini. No, penso che sia una cosa giusta, perché comunque i figli si fanno in due, quindi giustamente le responsabilità devono essere di entrambi i genitori, non solo della madre. Qual è il risvolto positivo di questa evoluzione, chiamiamola così? Per sia per la moglie che per i figli, per tutti e due. Per aiutare la moglie, darsi una, e per dimostrare ai figli che loro possono fare di tutto per i suoi bambini. Sicuramente un'educazione più seguita da appunto entrambi i genitori. E poi comunque il rapporto anche con i figli è molto più stretto, quindi ci sono anche delle conseguenze positive nell'ottica del futuro poi. Quindi il papà che cerca di ritagliarsi del tempo dal lavoro per poterlo trascorrere con i propri figli fa bene a farlo. Sì, assolutamente. Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.